accedere al contributo a fondo perduto bisogna avere una perdita uguale o superiore al 30%. La freccia che va Il verso il basso 30% di destra. cosa? Il 30% di cosa? Il 30%, la perdita del 30% tra la differenza, cioè il delta sarebbe comunque la percentuale di decremento del volume di affari 2020 contro 2019. Quella è in sintesi. Invece, in caso, come dice a In caso sinistra, di della perdita perdita. inferiore al 30%, definiamolo con un termine anche di carte, picche direi io, nel senso Contributo non spettante. contributo non spettante. Finisce la Quindi giostra, non finisce vai la più avanti. giostra, è un'azienda che ha fatto il 29,8% o il 25% o il 27,2%. Non è un'azienda che lavora in Italia e questa è una grossissima polemica che facciamo nei confronti del governo perché poteva usare un metro, una misura completamente diversa. Il fatto delle imprese che non hanno ricevuto e non riceveranno nulla, qua si apre un altro, secondo me, importante tassello che dobbiamo riempire ed è quello là che alcune aziende già nel decreto precedente, cioè i ristori sul 5, andiamo sul 5, non hanno ricevuto nulla. È anche qua una cosa allucinante. Detto questo, noi stiamo verificando e preparando eventualmente un ricorso al TAR, perché questi due decreti messi assieme, ci rendono aziende che non siamo italiane. Io ho una partita di vita italiana, ma non mi sento italiano, non sono nello Stato italiano. Questa è la verità, caro Amedeo. E questo ricorso al TAR noi lo faremo e invito tutte le aziende che non riescono a prendere questo contributo, a farsi carico tramite le associazioni di categoria di riferimento o contattare me o anche delle Ischia eventualmente, di dare nome, cognome, telefono, email che verranno contattate perché stiamo verificando il da farsi, perché questa è una situazione inaccettabile.